Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi continuiamo la nostra rinascita di Super Mario Balotelli, signori. Allora, prima di partire dal video io vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare mi piace, commenti, suggerimenti, tutto quello che volete, ma condividete il video con i social, tutto quello che potete fare, fate, quindi va bene, signori. Allora, detto questo mix di informazioni inutili, partiamo con il video. Allora, prima di tutto possiamo fare gli allenamenti, vediamo, forse sì, forse no. Balotelli deve mantenersi sempre in forma, signori, perché noi dobbiamo rinascere, quindi dobbiamo mantenere il nostro stato di forma, che secondo me va mantenuto in una certa, con un certo interesse, signori. Allora, qui che possiamo fare? Sei il giocatore del mese, grande prova, leggi un libro di una leggenda. Allora, leggiamo sto libro, se no non me lo leva sto cazzo. Allora, del libro me lo ritrovo ogni volta, quindi leggiamo facciamo un Balotelli culturoso, signori, pieno di cultura. Leggiamo il libro lì, grande prova, sì, facciamo anche grande prova. Elogi compagni, continua a impegnarti. No, fatti i complimenti. Balotelli è sempre uno che si fa i fatti suoi, egocentrico come pochi, quindi ci siamo fatti i complimenti da soli. Nessuno ci ha cacato, noi ci facciamo i complimenti da soli. Ci piace questa cosa. Negozi, quanti soldi abbiamo? 179.000 euro. Possiamo spendere i soldi di Balotelli in qualche maniera? C'è rimasto. Assumi un social media producer. Assumi un podologo. Crea un ufficio moderno in casa. No, allora noi abbiamo pochi cosi. Allora io direi di acquistare un social media producer, un podologo, signori, un podologo. Balotelli si vuole fare curare i piedi, c'ha i funghi nei piedi Balotelli, per questo ogni tanto qualche tiro esce in maniera strana, quindi assumiamo il podologo e anche un social media producer. Ma sì, stiamo a spendere tutti i soldi, signori, bello così, mi piace, tanto non sono i soldi miei, chi se ne frega. Balotelli spende e spande in Turchia come se non ci fosse un domani. Investimenti, pronto. Possiamo recuperarci 460.000 euro? Oh, abbiamo giocato bene in borsa, signori. Abbiamo speso tanto soldi, ma ne sono entrati tantissimi. Ne sono entrati tantissimi. Va bene, ok. E questo l'abbiamo completato. Grazie mille, grazie e saluti. Ne abbiamo una nuova app per il cellulare. In corso linea d'abbigliamenti. Linea e profumi, questa la potremmo fare. Accademia sportiva 250.000. Catena di ristoranti, investi nei videogiochi 500. Investiamo nei videogiochi, signori. Non ce ne liberiamo più investendo nei videogiochi. Però, Balotelli, no, la catena di ristoranti, signori. Balotelli si dà al cibo. Catena di ristoranti, possiamo fare qualche altra cosa così con questi ultimi 244.000 euro che ci restano? Io direi di fare un team sport. Microfinanza, no, andiamo sulla microfinanza, dai. Sempre, siamo sempre dei buoni investitori. E anche un team sport, dai, ma sì, ma chi se ne frega, ci mangiamo tutto. Ma anche le app per il cellulare, signori, dai, così rimaniamo con quattro spiccioli, rimaniamo con quattro spiccioli, ma chi se ne frega. In tutto questo, signori, scendiamo in campo, vediamo un attimino la classifica, perché andiamo a giocare contro il Beşiktaş, che è terzo in classifica. Noi siamo con una partita in meno, un punto sotto il Galatasaray, signori. Partita in cui non si deve più scherzare, partita seria, signori. Balotelli è carico a pallettoni. Gioca momenti clou con Balotelli, come al nostro solito. Abbiamo riso e scherzato con i soldi di Balotelli. Riso e scherzato è una parolona, perché abbiamo speso un patrimonio per non fare niente. Però chi se ne frega, signori. I soldi vanno e vengono. Balotelli è così, è di manica larga. Lui da una parte gli entrano, dall'altra gli escono. Come se da una mano gli entra uno, dall'altra mano gli esce due. Così, in amicizia, però. In amicizia, in amicizia. Andiamoci a Non si giocare ferma ora. la Torniamo tradizione seri, del mondo signori. del calcio, nuova puntata Torniamo seri. live dalla Andiamoci a giocare la partita fighissima col Coliseo di Pubblico. C'è Beşiktaş. molta attesa per questo match, Partita apparentemente emozioni fondamentale, e signori. spettacolo. Fondamentale, ripartiamo noi in contropiede. Al secondo minuto, Balotelli cerca subito lo Ecco il scatto. Vediamo grafico se dal gli duplice arriverà di la palla. partenza del Palla gli arriva. Beşiktaş, Attenzione, iniziale Balotelli, azione Balotelli, a campo di Balotelli. Insieme. Mannaggia, subito È l'unico stoppato. Vediamo se punta che riusciamo a mette tenere il in pallone. pericolo il No, filare no, del niente da gioco. fare. Porca miseria. Calcio di punizione per il Beşiktaş. Calcio di punizione per il Beşiktaş. Dobbiamo difenderci e ripartire bene, signori. Ci serve la vittoria. La vittoria ci serve come il pane. La vittoria ci serve come il Cerca la porta. pane. Ho Occasione della sudato batteria per freddo, ho passare. sudato freddissimo. Balotelli, attenzione, al 37esimo, si invola da solo. Uno contro due, signori. Uno contro due, Balotelli, Balotelli. Se riesce il movimento di Balotelli, Lo fa non bene riesce un Papa. cacchio a Balotelli. Porca miseria. 65esimo, siamo già al secondo tempo.
Azione di uscita della Dana Sport. Balotelli recupera il pallone. Balotelli, Balotelli, Balotelli. Marcatissimo Balotelli. Non può fare un peto che subito lo bloccano. Dammela, dammela subito. È buona, è buona, è buona. Dimmi che è buona, dimmi che è buona. Dimmi che è buona. Balotelli, Balotelli, Balotelli. Lo blocca lui. E dai. Se dai così. Super Mario, Balotelli. L'hanno bloccato in tutte le maniere. Nel primo tempo, nel secondo, trova il guizzo e porta in vantaggio la Dana Sport. Attenzione, 71esimo. Azione per il Besiktas. Punizione nella metà campo nostra. 27 gol in 25 partite per Balotelli, tornato ai tempi d'oro. Mamma mia, che punizione terribile. Ci provano, ma non riescono. Mamma, il Besiktas ha pareggiato. Siamo all'85esimo. Siamo all'85esimo, pareggio del Besiktas, la partita è sull'1-1. Grandissima questa azione. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. No, no, palo. No, palo, no, hanno pareggiato sul rigore che non mi ha fatto dire, non mi ha fatto parare il rigore, signori. Questa è un questa è una rapina a mano armata. Rapina a mano armata, signori. Non mi hanno fatto parare il rigore. Hanno pareggiato sul rigore che non mi hanno fatto che, in cui non mi hanno fatto entrare a poterlo parare. Mannaggia a loro, mannaggia a loro. E poi l'ultima azione di Balotelli, abbiamo preso il palo. Abbiamo preso il palo. Che nervi, signori, che nervi. Partita fondamentale, partita fondamentale. E vabbè, la classifica la vediamo a fine episodio, signori, anche perché ora c'è la Conference Cup. Cose serie, attenzione. Cazzarola. La Conference Cup contro il Real Sociedad, ottavi di finale. Anche questa ci andiamo a giocare con i momenti clou. Ricordiamo, signori, io ho detto che le uniche partite che eventualmente ci giocheremo sane saranno quelle veramente importanti. Quindi, che posso dire? Una semifinale di Conference Cup, quella ce l'andiamo a giocare. Una finale di Conference Cup, quella ce l'andiamo a giocare. Ci giochiamo lo scudetto all'ultima partita, quella ce l'andiamo a giocare. Perché dico, si cazzeggia fino a un certo punto, ma se possiamo portarci a casa un trofeo importante, che dico, la Conference non è un trofeo importante, però tifosi caldissimi, però non scudiamo nel piatto dove mangiamo. Una finale di Coppa, quella di Coppa di Turchia, quella ce andiamo a giocare. Attenzione, occasione per la Dana Sport, subito sulla sinistra il nostro Rojo. Balotelli da solo in aria. Balotelli, 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 Balotelli. E ancora nostra, ancora nostra, ancora nostra. Dai. Intervento tempestivo, attenzione però. Ma porca miseria, ma perché me l'ha data così male? 0-0 con la società. Siamo in trasferta al 43esimo. Il Rojo ancora. Balotelli si fa vedere, si allarga sulla fascia. Balotelli. Balotelli costringe la difesa ad aprirsi. La velocità non è più quella degli anni d'oro. Balotelli lo sa, ma riesce con le sportellate a portarsi in un punto buono. Palla che resta lì dopo la respinta del portiere. No, ma porca, ma cosa ci stiamo mangiando, signori? Cosa ci stiamo mangiando? 48esimo, siamo già al secondo tempo. Io dove cazzarola sono? Da tutt'altro lato, perfetto. Henry, entra nella rigore. Henry, cerca il compagno. Henry, niente, palla persa. Oh, attenzione, Balotelli al 73esimo, 0-0. Finora solamente occasioni nostre. Il Real Sociedad inesistente. Balotelli riesce a far fuori il difensore centrale. Accelera il ballo. Vede il compagno. Tirala, cazzarola. E porca miseria, la Dana Sport in vantaggio al 73esimo. Mamma mia, sembrava che se la voleva portare a casa. Oh, Blojon, come cazzarola ti chiami? Blojon che passa anche attraverso i cartelli pubblicitari. Però va bene, 86esimo, calcio d'angolo per la Dana Sport. Ci servirebbe come il pane sta vittoria. Balotelli al solito si fa a prendere il pallone dal calcio d'angolo. Attenzione Balotelli. Il ballo. Che cazzo lo fai? Ballo. Ancora 300 secondi alla fine della gara. È buona. Ah, era fuori gioco, non era buona. L'ho data troppo in ritardo. Troppo in ritardo. Non c'è più tempo. Non mi dica che hanno pareggiato perché lancio il joystick. Ok, va bene. Vinciamo l'andata 1-0. Buono così. Buono così, signori. Buono così. Contro la Sociedad. Vediamo i quarti molto vicini.
Vediamo i quarti molto vicini. Dai, 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 dai. È buono, è buono. Abbiamo comunque eravamo fuori casa, quindi niente, un buon risultato, un buon risultato. E ora si torna concentrati sul campionato, signori. La vediamo adesso la classifica, sì, perché poi dopo non me la fa vedere. Siamo sempre secondi, a un punto sempre dal Galatasaray che ha sempre una partita in più e a pari punti sempre col Besiktas. Quindi non ci siamo rovinati nulla, signori. Con col pareggio col Besiktas non abbiamo rovinato nulla. Avessimo vinto sarebbe stato meglio, però mannaggia, mannaggia loro. Momenti clou, signori. Il nostro Balotelli adesso è carico. Questo che Balotelli è carico a pallettoni. Scendiamo in campo per la terza partita di questo video per cercarci di un risultato positivo in questa partita che ci possa slanciare in campionato. Ci proviamo, ci proviamo, ci proviamo. Appassionati di grande Giochiamo calcio, contro il benvenuti. Casa Gara in che sta per Pasa. avere inizio, mettetevi comodi. Giochiamo in Con me, come casa. sempre, c'è Daniela Dani. Pronti Giochiamo a in vivere in casa. nostra compagnia questo match del Attenzione, azione subito nostro in attacco per la Dana Sport al 15esimo. Palla per Balotelli. No, 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 no. Balotelli se la fa dare però bene sul limite del fuorigioco, fa fuori tutto, si Affaccia infila davanti a in sé. mezzo alla difesa avversaria, però è da solo e la velocità non è più quella di una volta. Balotelli però rientra Prova in benissimo, corridoio rientra benissimo il laterale. palo, che vede il compagno, 1-2 Attenzione, veloce. grande possibilità. Respinge il corto, palla ancora in gioco. Ma porca miseria, bella azione. 50esimo già, siamo al secondo tempo e noi siamo da tutt'altra parte del campo. Mannaggia, questi bug di FIFA. È inutile, non ci riusciamo a rientrare in orario, però forse niente. Grande riflesso del portiere Bella sotto. l'azione, perdiamo 1-0 all'86esimo, ma porca miseria, dai, guarda che ci giochiamo lo scudetto per queste cretinate. Guarda che ci giochiamo lo scudetto per queste, Ancora per questi 5 bug minuti da giocare. stupidi del computer, ma dai. Se ne va in progressione. Attenzione, Balotelli, 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 chiude, 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 Occhio a Balotelli, Balotelli, Balotelli. chiude! C'era la spinta del portiere, azione che non è finita. Ancora Balotelli. Balotelli, si fa restituire il pallone, si fa dare il pallone, se ne torna sulla fascia, no, decide di rientrare, Balotelli, 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 il tempo sta passando, Ha il Balotelli, pallone che Balotelli, può fare la Balotelli, parata, Balotelli, Balotelli, attenzione. vede il compagno, c'è il pareggio Trovati. all'86esimo, azione sudata, ma Balotelli sì, con la sua caparbietà, mamma mia, ha tenuto un pallone, ha girato tutta Parità la metà dunque, campo squadre ed è si finita dividono la così. posta in palio. Pareggio 1 a 1, ma truffato, meno male finita abbiamo bene. Ormai pareggiato. ci credevano Ma davvero meno in male che pochi. abbiamo Complimenti pareggiato, per dai, però Lodenati. non si fa così. Non si fa così, non si Comincia fa così la così, partita. non si fa così. Abbiamo il gioco che ci rema contro, abbiamo il gioco che ci rema contro, signori. Il Galatasaray è vinto, mannaggia. Non ci voleva, non ci voleva. La vittoria del Galatasaray è pesante, la vittoria del Galatasaray è pesante perché va a 3 punti. Va a 3 punti a quante partite dalla fine, signori? Vediamo un attimino se ancora siamo in ballo per potercelo giocare. Oppure se già. Dai, 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 va bene. Il campionato è ancora lungo. Il campionato è ancora lungo. Ci possiamo giocare tranquillamente. Ancora il campionato non è niente scritto. Noi non dovremmo avere più gli scontri diretti, però, col Galatasaray né col Besiktas. Quindi va bene così. Va bene signori, detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo nel prossimo video in cui andremo a giocare il ritorno col Real Sociedad e 2 partite di campionato, sì, che ci proietteranno al 1º di aprile e molto probabilmente scopriremo anche il nostro prossimo avversario di Europa, di Conference Cup se passeremo il turno. Detto questo signori, grazie per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!